Uno degli effetti della proposta dell'Unione Europea per risparmiare corrente durante le ore di picco ha dell'incredibile. Non sarà possibile utilizzare più di un apparecchio energivoro alla volta, altrimenti il contatore scatterà. Dunque, tenere accesa lavastoviglie e lavatrice insieme non sarà più possibile e bisognerà stare anche attenti all'uso dei phon, dei ferri da stiro e delle stufe elettriche. Questo è il prossimo futuro che ci si prospetta davanti, perlomeno in certe ore della giornata. Tra qualche giorno la Commissione europea presenterà ufficialmente il suo piano per ridurre i consumi del 5% nella fascia oraria considerata di punta. Dalla bozza del regolamento europeo emerge un'indicazione molto precisa per i vari Paesi membri, operare attraverso i contatori intelligenti. In pratica, i distributori di energia potranno operare una sorta di lockdown di corrente elettrica durante alcune ore della giornata. Questo potrà essere fatto semplicemente abbassando la potenza del contatore stesso. Tenendo conto del fatto che la fascia di maggior consumo è la fascia F1, ovvero quella che va dalle 8 di mattina alle 7 di sera, con il picco di solito intorno alle 18, si dovrebbe pensare al fatto che dopo un po' le persone si abitueranno a fare la lavatrice alle 20, rendendo di fatto inutile l'abbassamento della potenza in quella precisa fascia oraria. Per ovviare a tale problema è probabile che la limitazione venga applicata su una fascia oraria mobile che colpisca il picco ogni qualvolta si forma il picco d'utilizzo degli elettrodomestici piuttosto che avere un orario preciso. Un altro scoglio da superare è quello dell'abbassamento della potenza. Sarà uguale per tutti o proporzionale in base ai kilowattora? Chi ha scelto di elettrificare completamente la propria abitazione rinunciando al gas ha generalmente contatori più potenti. Se si tagliasse in modo proporzionale, queste abitazioni rischierebbero di rimanere senza beni essenziali come riscaldamento, acqua calda o senza poter cucinare.